Oggetto numero 35, interroga la consigliera Porzi, risponde l'assessore Melasecchi. Prego, consigliera. Buongiorno a tutti, colleghi, grazie Presidente. L'interrogazione che presento al bersagliato assessore Melasecchi, che oggi è stato chiamato in causa in più di un'occasione, credo che abbia una pertinenza particolare proprio perché ieri abbiamo assistito alla riapertura delle scuole nella nostra regione. E quindi l'interrogazione verte su alcune misure che riguardano uno dei servizi più importanti e che tanto sono stati legati e connessi al tema appunto della pandemia che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni. Brevemente vorrei premettere che nel corso del 20 e del 21 ci sono state diverse iniziative legislative del Governo nazionale che ha notevolmente incrementato le risorse economiche tese sia per il reclutamento di personale sia all'acquisto di nuovi mezzi di trasporto su gomma. Abbiamo visto come i sindacati del mondo della scuola hanno più volte e in maniera unitaria espresso la richiesta di programmare e riprogrammare un servizio scolastico dedicato utilizzando le risorse economiche fornite dal governo ma non ancora impiegate, cosa che potrebbe ridurre significativamente il rischio di contagio nei mezzi di trasporto su gomma con la normativa che appunto determina l'80% dell'utilizzazione della capienza massima. Sappiamo anche che lei su questo ci ha dato delle risposte nel tempo pensando a come aumentare le corse significhi anche esporci a un rischio di inquinamento superiore. Però ecco, quanto avvenuto lo scorso anno, malgrado anche i nostri credo garbati suggerimenti rispetto a certe situazioni, ha visto questa Giunta non considerare l'ipotesi come un'azione più efficace per diminuire il rischio di contagio all'interno degli autobus, cosa che obbliga molti dei genitori a diffidare dal servizio pubblico regionale ed affidarsi a mezzi propri che contribuiscono all'aumento degli ingorghi e dei rallentamenti nelle varie arterie stradali. Oggi la cronaca perugina ci narra della congestione del traffico cittadino nell'anello in via Roma, via Sette Valli, Porta Pesa, via Vinturicchio, fino ad arrivare ad Elce e definisce un'impresa quasi impossibile raggiungere dal basso via Vinturicchio, sollecitando appunto un intervento in questa direzione. Quando l'interrogazione è stata depositata, questa notizia non era sicuramente fruibile al nostro, non era dato sapere. Abbiamo visto che la Giunta per tutta l'estate è stata piuttosto silente, ha provato con degli interventi a convincere la dottoressa Iunti, direttore dell'ufficio scolastico regionale, ad organizzare ingressi scaglionati, cosa sulla quale c'è stato un ampio dibattito a tutti i livelli, ma sappiamo quanto questo sia, diciamo così, complesso e a volte impossibile per chi conosce il mondo della scuola, una soluzione del tutto al momento impraticabile. Considerando anche che durante la pandemia ci è sembrato che il tema della scuola sia stato relegato un po' in un secondo piano, avevamo suggerito di fare tamponi gratuiti ai ragazzi, anzi a prezzi calmierati, solo 5 mesi dopo le nostre sollecitazioni si è presa in considerazione questa ipotesi, causando veramente delle situazioni di difficoltà e di aumento della pandemia che ricordiamo tutti, non ci siamo neanche mossi per cercare di dare una mano, per cercare spazi alternativi per evitare appunto le classi pollaio, che sono stato un altro degli elementi sui quali abbiamo puntato il dito rispetto alla possibilità della diffusione del virus, malgrado appunto ci fossero delle risorse. Io ricordo che quest'Aula queste nostre proposte non le ha neanche discusse, le ha semplicemente bocciate. Ecco, quindi in linea un po' con questo andamento, quello che abbiamo visto è stata l'erogazione di bandi, sicuramente utili ma non sufficienti a, garantire il superamento della crisi, mettendo e utilizzando quindi quei fondi nazionali, aggiungendo in qualche caso delle risorse del bilancio proprio, cosa che riconosciamo. Oggi sappiamo che le statistiche confermano quello che era già chiaro a tutti coloro che vivono la comunità tra i propri concittadini. Tutto ciò aumenta la disparità sociale,
aumentando disuguaglianze e quindi aumentando quelle disparità anche all'accesso all'informazione e la dispersione scolastica, che dovrebbe essere un tema su cui tutti dovremmo concentrare la nostra grande attenzione. Una recente indagine ha certificato che le regioni hanno utilizzato appena il 20% delle risorse messe a disposizione dal governo nazionale proprio per il trasporto pubblico regionale. Inoltre, nel biennio 2020-21 sono stati stanziati dal governo nazionale 2.740 milioni di euro finalizzati alla copertura dei mancati ricavi dovuti all'emergenza sanitaria e all'erogazione di servizi aggiuntivi da parte degli enti territoriali, appunto gli enti responsabili del trasporto pubblico locale. Entro la fine del 21 per le regioni e le province autonome saranno ripartite ancora 618 milioni per finanziare servizi aggiuntivi e 800 milioni per compensare minori ricavi. Recentemente il ministro dei trasporti Giovannini ha dichiarato: le sanificazioni sui mezzi di trasporto pubblico locale, bus e metro dovrebbero essere effettuate anche durante la giornata e non soltanto all'inizio e alla fine della stessa. Lo stesso ministro ci dice: il governo sta studiando la possibilità di estendere il meccanismo dello scuolabus per gli studenti tempo delle superiori. Grazie. È un punto su cui magari non intervengo dopo, così è un punto su cui alcune regioni e province autonome hanno investito, e quindi la disponibilità dei piani delle regioni potrebbe anche consentirci di identificare queste buone pratiche e magari prendere qualcosa come spunto. Il ministro aggiunge ancora: il governo negli ultimi mesi ha preso decisioni estremamente rilevanti sul piano finanziario e organizzativo per realizzare il piano trasporti per la scuola. Il piano trasporti, grazie alle risorse stanziate e alle differenti domande di trasporto, può essere utilizzato dalle regioni per programmare l'offerta di trasporti. Ecco, noi parliamo dei 96 autobus che hanno, diciamo così, rappresentato, no, l'aumento della flotta a disposizione per quanto riguarda il trasporto nella nostra regione. Sappiamo che sono stati erogati ulteriori 10 milioni di euro per l'acquisto di autobus ecologici, e quindi con tutta questa premessa, ecco, vogliamo sapere se ci sono motivi che ostacolano l'attivazione del trasporto scolastico dedicato, come è stato più volte richiesto anche dagli operatori della scuola. Quali sono le motivazioni per cui non sono state spese tutte le risorse messe a disposizione e quali sono gli elementi ostativi che impediscono alla Giunta regionale di reclutare personale anche per i controlli, visto che anche il giornale Oggi riportava, come viene messo appunto nell'atto, che disponiamo soltanto di 15 controllori. Grazie e scusate per aver allungato un po' i tempi, che recupererò nella seconda parte. Assessore Melasecche. La giornata di ieri è la sintesi un po' di tante parole, di tante osservazioni. È una giornata che è andata nel complesso abbastanza bene, non ci sono stati grossi problemi. Di certo nella tratta con le strade Ponte San Giovanni, per i noti ampi motivi, è chiaro che l'apertura delle scuole ha comportato problemi di ulteriore traffico, ma nel complesso il sistema ha tenuto alla grande. Ci sono stati pochissimi interventi straordinari, pronti con gli autobus cosiddetti caldi per, diciamo, intervenire nel caso in cui ci fosse stato bisogno. Questo per dare una nota velocissima sul tema di ieri. Il potenziamento del trasporto pubblico locale nel periodo emergenziale ha riguardato i servizi di trasporto utilizzati dagli studenti non in età di scuola dell'obbligo e le relative risorse messe a disposizione dallo Stato. Sono state queste utilizzate tutte compatibilmente con le misure sanitarie adottate in funzione dell'andamento dell'epidemia, che ha comportato l'interruzione della ripresa di questi stessi servizi. Nell'anno 2020, dal mese di settembre fino a dicembre, sono stati attivati con ordinanza della Presidente della Giunta regionale pacchetti di servizi aggiuntivi per il potenziamento della programmazione ordinaria che, tenendo conto della capienza ridotta degli autobus conseguente alle misure sanitarie dettate dal Ministero, hanno permesso di trasportare gli studenti
a scuola in sicurezza. Nel secondo semestre 2020, per tali servizi aggiuntivi sono stati impegnati e spesi 1.600.000 euro a fronte di una programmazione di spesa di 2.500.000 in conseguenza dell'interruzione dell'attività scolastica in presenza. Nel primo semestre 2021, quindi parte conclusiva dell'anno scolastico precedente, sono stati programmati servizi aggiuntivi nel rispetto del documento operativo redatto dalle prefetture di Perugia e di Terni. Anche in tale periodo la programmazione ha subito delle modifiche in corso a causa di lockdown parziali nel frattempo intervenuti. Il costo dei servizi effettuati ammonta a circa 3,3 milioni, in parte già liquidati, con risorse già rese disponibili dal MIMS, in attesa delle ulteriori erogazioni statali che abbiamo ripetutamente sollecitato nei confronti del Governo nella Commissione della Conferenza Stato-Regioni. Il 13 settembre 2021 sono stati avviati servizi aggiuntivi che potenziano l'ordinaria programmazione dei servizi, al fine di agevolare la ripresa in presenza dell'attività scolastica. 99 sono gli autobus aggiuntivi, a rinforzo di quelli ordinariamente in servizio. Anche questi ultimi servizi aggiuntivi sono stati programmati nel rispetto del documento operativo dei tavoli prefettizi, perché anche se i consiglieri firmatari del presente atto continuano a insistere nell'accusare la Regione, ricordo che è cambiato il mondo, perché da quando sono le prefetture ad organizzare confronti fra il mondo della scuola, sindacati, forze di polizia, ANCI per quanto riguarda i comuni, mondo della scuola, in quella sede avviene l'organizzazione e la programmazione. Quindi è inutile e strumentale accusare la Regione di decisioni e comportamenti che, ripeto, avvengono con un confronto aperto fra tutti gli attori di questo mondo. Il costo preventivato dalla Regione dell'Umbria per il periodo dal 13 settembre al 31 dicembre di quest'anno è di circa 3 milioni, considerato il coefficiente di riempimento all'80%. Per quanto riguarda i controllori, è inutile fermarsi alle dichiarazioni iniziali del Ministro, perché il Ministro stesso ha precisato che non era, quando si è reso conto della portata della sua dichiarazione iniziale, che non era assolutamente possibile mettere un controllore per ogni autobus, perché se la consigliera Porzi ci consiglia di assumere, perché dice che lo dovrebbe assumere la Regione, 640 controllori, uno per ogni autobus, penso che fa sorridere chi sente e chi ascolta, perché la verità che abbiamo attivato, precisando nella conferenza Stato-Regioni, quello che hanno detto tutte le regioni, anche quelle amministrate dalla sinistra, che non era possibile, si attivavano i controllori esistenti nei momenti di maggior flusso, quando le corse richiamavano questa attenzione. Perché? Ma perché è stato ribadito, le forze dell'ordine debbono collaborare a terra per quanto riguarda le fermate di maggior impatto, tutte le polizie municipali, perché esiste la rete dei comuni fino a prova contraria, che deve collaborare, perché non esiste più una mamma che provvede a tutti e tutti stanno a guardare. C'è un sistema della democrazia dei territori in cui ci sono responsabilità da parte di tutti e la collaborazione deve avvenire al meglio. Per cui, anche da questo punto di vista, dove i comuni collaborano con i vigili urbani, ci sono risultati assolutamente positivi. Poi, per quanto riguarda il trasporto scolastico dedicato, ricordo che è stretta competenza degli enti locali, quindi anche qui che rimasta la Regione a farsi carico di un servizio la cui contrattualistica, i cui diritti e doveri, le cui normative fanno carico agli enti locali e dove gli stessi enti locali spesso non gradiscono che sia la Regione ad interessarsi di questi aspetti proprio per la loro autonomia, mi sembra incredibile che la Regione debba in qualche modo provvedere quando nella stragrande maggioranza
delle regioni in Italia questo non avviene. Quindi, concludendo, la situazione è per noi positiva, gli aspetti sanitari poi per quanto riguarda tamponi e cose del genere provvederà magari il collega Coletto, perché non sono al corrente dei dettagli che riguardano questi aspetti. Per quanto riguarda i trasporti riteniamo di aver fatto il nostro dovere, svolgiamo, lo ricordo, un'azione presente nella conferenza Stato-Regioni in cui collaboriamo, facciamo presenti quelli che sono i problemi e spesso, come avverrà nel corso della prossima seduta della Commissione, due punti all'ordine del giorno della Commissione sono stati da me posti personalmente proprio per ottenere da parte del Governo risposte precise. L'interrogazione successiva, primo firmatario Meloni, Porzi e Bori, sarò ancora più preciso in ordine al rimborso degli abbonamenti non utilizzati. Grazie. Consigliera Porzi. Daria, solo per sottolineare l'abilità retorica e demagogica dell'assessore Melasec, che di tutta la mia mozione a interrogazione ha voluto enfatizzare la richiesta dei controllori. Non c'è traccia di una richiesta di 640 controllori. Lei non dica quello che non ha letto, perché qui dice quali sono gli elementi ostativi che, per non procedere al reclutamento di controllori. Da 15 a 640 c'è un arco, diciamo così, numerico così ampio, per cui non era questo il senso. Adesso non vado a cercare conferme. Comunque la conferma che abbiamo avuto è che nella gestione delle questioni che attengono alla vostra legislatura e agli inciampi purtroppo che hanno riguardato la vostra governance, siete molto clementi a darvi assoluzioni rispetto ai tempi, alle competenze che spettano ai comuni e che spettano agli altri. Lo so benissimo che il trasporto locale spetta ai comuni, ma è la stessa cosa che dovremmo ricordare quando parliamo sempre di trasporto e magari dell'agenzia, di tutte le questioni di cui abbiamo dibattuto nel tempo. Dopodiché ci ricordiamo tutti le foto dello scorso anno che giravano nelle chat di tutti i consiglieri e che gli autobus sono stati una delle criticità nel diffondersi della pandemia. Da persona di scuola mi auguro che la vaccinazione, le condizioni che sicuramente sono state messe in campo, ci diano la tranquillità e la sicurezza di affrontare al meglio questo tema per l'inizio di quest'anno scolastico. La sua abilità si evidenzia anche dal fatto che le preme puntualizzare un punto a cui lei è particolarmente legato nella sua programmazione, penso al nodo di Perugia. Io ho citato quello che dice oggi il Corriere dell'Umbria, che parla del nodo interno, via Roma, via 14 settembre, via Vinturicchio, che poco hanno a che fare con quello che riguarda invece Collestrada. Per cui se tutti i genitori si sentono più salvaguardati dal portare il proprio figlio a scuola con il proprio mezzo per evitare un affollamento, ecco, questo era il senso e la raccomandazione. Quindi non 640 controllori, la rete che la prefettura giustamente coordina è un luogo dove l'autorevolezza e il ruolo della regione sarà sicuramente rispettato, anche per la capacità di interloquire con i vari ministeri e di raccogliere i fondi necessari. Spendiamo questi fondi per il bene della comunità e impieghiamoli tutti. Questa è la semplice raccomandazione che mi sento di fare. Grazie. Per il bene degli Umbri. Grazie a lei, scusi. Oggetto numero 37, interroga la consigliera Meloni, risponde l'assessore Meloni. Grazie Presidente, questa interrogazione riguarda le manutenzioni ordinarie e straordinarie del canale artificiale Mogliano e Anguillara. Sostanzialmente è solo, diciamo, un'interrogazione che riguarda una piccola parte delle questioni legate al Trasimeno di cui abbiamo dibattuto più volte in quest'Aula. Questo è una piccola cosa, ma che ovviamente nasce anche da quelli che sono gli eventi purtroppo meteorologici avversi che hanno colpito anche con particolare violenza tutta l'Umbria, e quindi ci fa un po' interrogare su quelle che sono le condizioni dei nostri anche bacini naturali e dei nostri ovviamente punti più difficili. Quindi considerato e premesso che il lago Trasimeno è ovviamente alimentato da un bacino naturale dell'estensione di circa 180 km quadrati, da un bacino artificiale della superficie di circa 75 km quadrati che raccoglie le acque
originariamente destinate al lago di Chiusi. Il bacino è alimentato per lo più dai torrenti Mogliano e Rio Maggiore, il bacino artificiale, le cui acque sono state convogliate verso il Trasimeno da canali artificiali di derivazione regolati da paratoie meccaniche. Il torrente di Mogliano in particolare si dirige verso il lago di Chiusi tramite un corso naturale verso il Trasimeno attraverso un canale artificiale. In corrispondenza di questa biforcazione è collocato un sistema caratterizzato da quattro paratoie meccaniche che consentono di deviare alternativamente il flusso delle acque verso il lago di Chiusi oppure verso il lago Trasimeno. E le acque del canale Mogliano confluiscono nel lago Trasimeno attraverso il canale Anguillara, che è ovviamente l'oggetto della mia interrogazione. Ora, le precipitazioni che si sono susseguite negli ultimi anni hanno determinato l'accumulo di depositi alluvionali e la mancanza ovviamente di una sistematica manutenzione ha provocato la crescita di una vegetazione sempre più rigogliosa. E questi due aspetti concomitanti limitano ovviamente la funzionalità idraulica dei corsi d'acqua. Peraltro, se venite anche lì personalmente sul luogo, vedete che sostanzialmente forse non c'è neanche più lo spazio perché possa scorrere l'acqua. C'è grande vegetazione molto rigogliosa, quindi gli spazi si sono ridotti e la manutenzione che viene fatta intorno a quel canale è solo frutto della buona volontà dei proprietari privati che vivono in prossimità. Quindi una puntuale manutenzione di questi corsi d'acqua, oltre che far afferire maggiori portate idrauliche verso il lago Trasimeno, permette anche di ridurre il rischio per la pubblica incolumità delle persone. E ovviamente lì siamo vicino ad un centro abitato. Questo è il quadro come si presenta, quindi quello che chiedo alla Giunta regionale è di sapere quali interventi di manutenzione sono previsti per i canali Mogliano e Anguillara, anche appunto alla luce degli eventi avversi meteorologici che si sono abbattuti sull'Umbria, quindi anche in fase preventiva onde evitare che si possano abbattere magari su altre parti dell'Umbria, e ci troviamo magari preparati, e se magari erano stati previsti interventi che non sono stati fatti e il motivo per cui eventualmente non sono stati fatti. Grazie. Assessore Morroni, prego. Sì, grazie Presidente. Collega Meloni, io credo che a lei non sfugga quello che potremmo definire un cambiamento comunque significativo in termini di attenzione verso una porzione del territorio regionale quale è appunto quella del lago Trasimeno, interessata dall'interrogazione che lei ha presentato, che questa Giunta sta cercando di mettere in campo in un'ottica anche di stretta collaborazione con le amministrazioni comunali e con l'Unione dei Comuni nel suo insieme. Come ho avuto modo di dirle precedentemente all'inizio dei lavori del Consiglio, stante l'importanza di questo tema che la sua interrogazione sollecita, ho ritenuto opportuno offrire alla sua attenzione un quadro più generale degli interventi che riguardano l'area del Trasimeno, quindi sia con riferimento alla specifica questione che lei ha inteso sottoporre alla nostra attenzione, al fine di darle una visione completa degli interventi già realizzati, di quelli che sono in programma e per i quali si sta portando avanti o completando l'iter autorizzativo e l'iter amministrativo nel suo insieme. Per questo motivo, Presidente, abbiamo concordato con la consigliera Meloni che consegnerò la relazione che non può essere esposta nel tempo consentito, in modo tale da dare un contributo anche all'ottimizzazione dei lavori, e credo che la risposta che troverà sarà in grado di dare soddisfazione ai suoi quesiti e soprattutto sarà in grado di offrire uno spaccato complessivo degli interventi importanti che ricadranno su quel territorio apportando un significativo miglioramento a quella che è la rete idraulica del territorio stesso, che circonda il lago Trasimeno e da cui dipende il livello di sicurezza e di qualità ambientale di quei territori. Grazie. Vicepresidente Meloni. Intanto ringrazio l'assessore perché, come ho anche premesso, questa è soltanto un piccolo tema rispetto al quadro generale che riguarda le tematiche del Trasimeno. Quindi ho accolto favorevolmente, positivamente, anzi ringraziando per la relazione
che sicuramente ci riscontrerai gli interventi effettuati, quelli in corso, quelli ovviamente già pianificati, e poi ovviamente per una volta preso atto della relazione, eventualmente se ci sono dei dubbi o altro mi interfaccerò direttamente con lei, e quindi anzi grazie, perché comunque ho molto apprezzato questo contributo che sicuramente dà maggiore chiarezza, oltre che all'interrogazione, anche al quadro generale, perché comunque ci sono aspettative, l'Unione dei Comuni sta lavorando e più volte si è confrontata con lei, e quindi c'è anche piena disponibilità nella collaborazione anche degli amministratori locali tutti. Ok, grazie.